Almeno 151 persone sono rimaste uccise, altre 82 ferite per la pressione della folla di migliaia di giovani che stavano festeggiando Halloween a Seoul, in Corea del Sud. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Yongsan, a morire o a rimanere feriti sono stati soprattutto adolescenti e ventenni. Tra i morti ci sono 19 stranieri, la cui nazionalità non è stata resa nota. Il bilancio delle vittime potrebbe salire ulteriormente, poiché tra gli 82 feriti, 19 sono in gravi condizioni. Il governo della capitale ha comunicato di aver ricevuto 355 segnalazioni di persone scomparse in circostanze legate alla tragedia. Prima dell'incidente, dice un testimone, c'erano così tante persone che venivano spinte. Anch'io sono rimasto intrappolato, presentivo che stesse per accadere qualcosa di grave. La strage ha destato profonda impressione in tutto il paese e lo stesso presidente Yoon Suk-yeol si è rivolto ai cittadini. Come responsabile della vita e della sicurezza della popolazione in quanto presidente, sono affranto e molto triste. Il governo proclamerà un periodo di lutto nazionale a partire da oggi, fino a quando la gestione delle conseguenze non si sarà stabilizzata e avrà lasciato il posto alle iniziative necessarie per la loro gestione. Parallelamente ai soccorsi si svolgono le indagini per accertare cosa sia effettivamente accaduto prima che si scatenasse la tragedia. Alcuni media locali ipotizzano che il movimento inconsulto della folla sia stato causato dalla presenza di una celebrità.